consideriamo almeno questi livelli. Il livello proprio dell'energia vitale, la bioenergia. Poi abbiamo corpo, manifesto, questo che posso toccare, posso pesare, posso misurare, dove c'è una fisiologia, c'è una biochimica, questo è il livello del corpo. Qui sopra è il livello emozioni, che sono movimenti dall'interno verso l'esterno, questa roba qua. Poi c'è un altro livello, che è il livello del pensiero, o ragione, o io, o linguaggio. Poi c'è un altro livello, che è il livello della spiritualità. Okay? Ecco, noi che cosa siamo? Siamo tutto questo, ma siamo questo quando? La spiritualità, l'anima, l'anima dà le indicazioni al cocchiere, cioè il cocchiere si tiene continuamente in collegamento con l'anima. Nei termini istituzionali sarebbe che il governo e il Parlamento continuamente si riferiscono alla Costituzione italiana. Le leggi che fanno sono esplicitazioni della Costituzione italiana. Quindi il centro di comando è questo. Questo è già un esecutore, esecutivo. Queste sono le emozioni e questo è il corpo. Le tradizioni spirituali condividono in molte questa struttura, il cocchio, l'anima, il cocchiere, i cavalli e il corpo. Qui manca il livello della bioenergia. Il corpo è fatto di questo, di risonanza, con cosa? Tra tutto se stesso e con l'ambiente esterno. E abbiamo tutto. Il livello dell'energia vitale, tutto è energia vitale qua dentro, il corpo è una condensazione di energia vitale. Tutto il mondo, oggi lo sappiamo, è fatto solo di vibrazioni e basta. Ciò che sembra denso in realtà sono dei vortici velocissimi di energia. Ma non c'è niente che è materia come la percepiamo noi coi sensi. Cioè, è tutto vuoto con delle vibrazioni dentro. Quindi le antiche tradizioni avevano intuito questo. Allora, noi siamo quindi spirito. Cioè questo è il livello di massima intelligenza in cui il cuore e l'intelletto, il femminile e il maschile, si tengono a braccetto. Quando è così, e l'io, il linguaggio, corrisponde a questa visione, quindi un'espressione della visione dell'anima e dello spirito, allora anche le emozioni si quietano. Cioè le parti piccole vengono educate a crescere. E quando questo avviene, anche il corpo via via guarisce, col tempo che ci vuole, perché ci mette tempo il corpo. Se mi sono procurato un danno, può essere anche irreversibile. Alla base di tutto c'è la bioenergia. La bioenergia è un livello dello stesso essere. Quindi se io guardo con l'occhio della bioenergia e della biodinamica, io vedrò certe cose. Sono le persone che vedono l'aura. E lì vedono delle cose, vedono delle fughe energetiche, vedono. Poi c'è chi invece, il medico più tradizionale, guarda il corpo, guarderà la biochimica. E l'agopuntore guarderà lo scorrere dell'energia nel corpo, quindi ha più a che fare con la bioenergia. Gli psicologi si occupano di emozioni. Ma queste emozioni non prescindono dal corpo. Se nel corpo c'è una biochimica sfavorevole a emozioni positive, ma queste non saltano fuori. Lavorando sulle emozioni cambia il corpo e cambia anche la struttura dell'energia vitale. Quindi, vedete, questi livelli sono tutti interrelati. Si può intervenire qui, 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 qui e qui. L'importante è che alla fine questo guidi tutto, non questo, non questo, non questo. Noi siamo spesso preda, siamo dominati, cinestesico emozioni, l'io, cioè questo, il carro, è dominato da emozioni.
Quando è così, gli ordini dell'amore sono invertiti. Perché le emozioni, quelle che proviamo, rabbia, tristezza, paura, sono riedizioni delle emozioni che abbiamo vissuto nell'infanzia. Quindi noi regrediamo di età, diventiamo 2 anni, 6 mesi. È chiaro che l'io, questo, deve saper guidare. Ecco, diventare genitore di sé vuol dire che il mio io, attraverso il linguaggio, sa parlare a me stesso, sa parlare agli altri. Ora, tutti siamo nativi di una certa lingua e la sappiamo parlare, ma questa lingua è biforcuta. Questa lingua qualche volta parla a nome dell'anima attraverso l'io. Spessissimo parla a favore di forze totalmente contrarie all'anima, totalmente contrarie. Tutto il pensiero separativo è contrario all'anima. Quando in una cultura accade questo, che l'anima finisce qui e il pensiero separativo finisce qui, questa cultura è terminale, sta per morire. E noi siamo a questo stato. Ci siamo? Quindi noi siamo in salute quando questo, l'anima, collegata alle anime più grandi, collegata al divino, questa grande energia dell'universo che tiene insieme tutto, quest'anima risuonando con l'anima più grande, guida l'io, cioè il nostro pensiero-linguaggio, il quale deve cambiare completamente. Non possiamo usare il linguaggio che impariamo a scuola. Io, soggetto, verbo, predicato, io ti faccio del male, io ti faccio del bene, tu mi fai del bene, tu mi fai del male. Questo è un linguaggio che è folle. Io ti dono qualcosa, tu ricevi un dono da me, io sono attivo, tu sei passivo. Questa cosa, attivo, passivo, che assimiliamo da quando abbiamo 3 anni, 2 o 3 anni, è pazza. Io ti insegno qualcosa. Io sono attivo, verso delle cose nel tuo contenitore passivo. Ma questo è un linguaggio da folli, da pazzi completi. Ma noi impariamo questa follia. Allora, se io insegno certe cose e tu delle altre, c'è un processo di insegnamento. Perché se io non imparo da te come funzioni tu, ma io parlo a vento, sto blaterando nel vuoto, dopodiché ti punisco perché non mi ascolti. Ma questa è follia. Ora, la scuola è spesso improntata sulla follia assoluta, sulla incomprensione dei dati fondamentali di realtà. Io ti amo, tu non mi ami. Ma che ci avete nella testa per usare il linguaggio così? Come dire, tu non mi ami, quindi mi fai soffrire. Ma ci abbiamo ancora qualche neurone vivo? Sì, bene, allora è condizionato, quindi è morto. Siccome però la cultura si fonda su queste stupidaggini, le condividiamo tutti, e poi tutti dobbiamo andare dai medici, ai fisioterapisti, dipenderemo sempre, ne avremo sempre una, Perché il corpo, guidato così male, con emozioni così sbagliate, siamo preda della paura, della tristezza, della rabbia cronica narcisistica. Ma la rabbia cronica narcisistica, ragazzi, la follia. I greci avrebbero detto, siamo pieni di ibris, di tracotanza. Mi alzo al mattino, non rifaccio il letto, sono pazzo. Ma completamente, poi vi spiego perché. Perché sono pazzo? Perché se non lo rifaccio e qualcun altro passa di lì, vede questo letto sfatto, beh, non è piacevole. Ma siccome siamo in una civiltà in cui la responsabilità relazionale è morta, la responsabilità sociale è morta e defunta da credì, noi abbiamo delle famiglie in cui vige la violenza dei genitori sui figli e dei figli sui genitori, quali si permettono di vivere in un modo
che solo un pazzo può pensare vita, quella è la morte. Dopo 6 mesi, 1 anno, la grande educatrice è la natura, e l'ha sempre fatto il suo mestiere. Sapete qual è l'unica regola che ha la natura? Ce n'ha una. Quando tu sbagli, paghi tu, non lei, tu. Sai da quando? Da subito. Certo, se siccome sei piccolo, lei ti deve proteggere all'inizio, perché sennò ti ammazzi. Ma pian pianino la sua educazione serve a renderti responsabile. Capite? La forza di gravità è una legge. Bene, c'è qualcuno che ne è esente? Vi è mai capitato di inciampare da qualche parte e qualcun altro casca al vostro posto? Vi è successo? Ecco bene, questo è quello che succede nella società. Io faccio una cazzata e chi la paga? Qualcun altro. E allora ecco, imparerò a non farne più? Evidente di no. Spacco un vetro, chi lo paga? Un altro. E beh, butto giù la pasta, io mangio lo stesso. Rompo un piatto, mica lo compro io. Ma capite che qui siamo di fronte alla follia pura. C'è una società che si basa sulla assoluta follia del pensiero. Dopo, tutte le teorie che tiriamo fuori del perché soffriamo sono teorie che hanno questa caratteristica. Guardate. Teoria ombrello. Teoria ombrello vuol dire che coprono la verità, che è un'altra. Sono giustificazioni. Tutte cazzate.